Uno dei meravigliosi aspetti di Vitigno Italia è il concorso Wine Challenge, un concorso che ha bisogno di visibilità ed evidentemente proprio per questo bisogno l'inserimento all'interno di Vitigno Italia è quanto mai azzeccato, non è vero Luciano? Sì, abbiamo pensato di fare un concorso molto selettivo eh, che abbia solamente cinque premi finali e quindi cercando di dare più risalto a questa manifestazione che è un evento nell'evento e chiedendo a Daniele Cernilli la disponibilità a presiedere questa giuria per lavori che andranno su due fasi, una prima fase di grande scrematura sui campioni che sono arrivati, la seconda una finalissima in diretta a cui tutti potranno assistere e che servirà proprio a dare come dire, visibilità e trasparenza alle scelte poi che saranno fatte in sede di, di commissione. Hai detto bene Luciano Pignataro perché quello che è un po' l'elemento che emerge è che ehm, ci sia un gran ehm, pullulare di concorsi, ma poi effettivamente la garanzia della trasparenza, visto che avviene tutto tra le segrete mura, non è mai così certa. In questo caso invece voi riuscite a garantirla. Cercheremo perlomeno di fare eh, così, perché, ovviamente. Eh, perché appunto il fatto che i vini arrivati in finale poi si voti eh, davanti a tutti sicuramente è un elemento di garanzia per il consumatore. Io credo, senza voler criticare nessuno, che purtroppo fino adesso si sono fatti troppi concorsi per i produttori e nessun concorso per il consumatore. L'ambizione del Napoli Wine Challenge è proprio quello là di. Creare un concorso che abbia come punto di vista quello del consumatore. Ecco, bravo, questo è un elemento fondamentale insieme agli altri perché mh, molto spesso no? um, le etichette o i vini. Eh, premiati, non sono poi necessariamente quelli più amati dal consumatore. E per questo poc'anzi, anche durante la conferenza stampa, ho chiesto eh, perché non ci fosse un giurato di giuria popolare all'interno di questa splendida giuria tecnica. Beh, diciamo che l'aspetto della giuria popolare eh, a volte viene introdotto. Ma, ed è un'eventualità che possiamo pensare a questo punto per la seconda edizione. Eh, diciamo che il punto di vista del consumatore viene garantito soprattutto dalla eh, dice, garanzia dal, della serietà del procedimento e soprattutto dalla possibilità di mettere in, com in commissione persone che la pensano diversamente sul vino, perché così poi si riesce ad avere un, un equilibrio degustativo molto importante. Da questo punto di vista la figura di Cernigli è una garanzia assoluta, perché la sua grande esperienza di concorsi internazionali, eh, fondatore della, della, di quella che ancora oggi è la guida più importante, eh, sicuramente Contribuirà a dare valore aggiunto a, questo, a questa manifestazione, Luciano. Ne chiudiamo con un'ultima cosa eh, importante: 5 premi secchi, dopodiché ecco. Qual è il diciamo, garantito successivo ai vincitori? Visibilità, contatti, che cosa? Cosa cercherete di garantire ai vincitori? Ai vincitori cercheremo di garantire sicuramente una visibilità, una visibilità anche fisica perché le cinque bottiglie premiate saranno all'ingresso del, della manifestazione, un po' diciamo, evidenziate eh, in maniera elegante. E quindi questo dovrebbe indurre a creare appatibilità al premio, spingere le aziende a partecipare a questo premio proprio in cambio di questa grande visibilità, perché un altro dei temi dei concorsi è che spesso anche i mini vincitori non riescono a sfondare il muro della visibilità, è una cosa che resta tradetti ai lavori, che dà sicuramente molta soddisfazione a chi li prende, ma che poi non hanno un riscontro immediato sulle vendite, mentre noi cercheremo, appunto, con questo metodo molto secco, di dare eh, una, una concreta possibilità.